In Abruzzo, un'equipe di ingegneri ha realizzato un metodo di misurazione del corpo umano che viene utilizzato per individuare condizioni patologiche della colonna vertebrale. Il sistema, denominato GOALS, è un metodo unico e innovativo per riprodurre lo scheletro umano in 3D attraverso delle telecamere a infrarossi che raccolgono i segnali dei punti catarifrangenti posizionati sul corpo e un software che registra le informazioni e le elabora in ricostruzioni tridimensionali. Si tratta di un sistema rivoluzionario che permette di misurare il corpo umano senza l'utilizzo delle radiazioni ionizzanti dei raggi X. Le misurazioni fatte con il sistema GOALS sono totalmente innocue e si possono ripetere spesso per verificare i cambiamenti causati dall'avanzamento della patologia o dai miglioramenti dovuti alle terapie. La misurazione del corpo, inoltre, può essere fatta sia in condizioni statiche ma anche in movimento, e questo permette di avere dei dati estremamente precisi sullo scheletro di una persona. All'inizio della ricerca, durata circa 30 anni, gli esperti erano concentrati sullo studio della scoliosi, una tipica patologia che colpisce gli adolescenti. Ecco, noi abbiamo sviluppato questa tecnologia proprio perché durante la fase dell'adolescenza è importante ridurre per quanto sia possibile le radiazioni a cui gli sfortunati pazienti devono essere sottoposti per fare dei monitoraggi nel tempo, proprio perché durante la fase della crescita la patologia può accentuare le problematiche e le deviazioni della colonna possono crescere in maniera veramente elevata fino ad arrivare a condizioni che devono essere trattate chirurgicamente. In questo modo, con questo tipo di tecnologia, non dovendo utilizzare delle radiazioni, possiamo fare misure ripetute nel tempo e vedere come effettivamente le cose stanno andando. Mentre una radiografia fotografa lo stato della colonna in condizione statica, il sistema GOALS è in grado di misurare tutta la struttura scheletrica del soggetto. Questo permette di avere un quadro globale della postura di una persona e di vedere in che modo la colonna interagisce con le restanti parti dello scheletro, in particolare con le gambe, il bacino e il tronco vertebrale. E sulla base dello studio di questa struttura e di come questa struttura è equilibrata oppure non equilibrata, e nel momento in cui facciamo questa misura andiamo a determinare tutte queste componenti, e da queste componenti si può stabilire insieme agli specialisti medici e sanitari, che possono essere il fisiatra in quanto specialista medico, l'ortopedico quanto specialista medico e il fisioterapista, si può individuare un percorso, che è un percorso riabilitativo, per il contenimento o possibilmente l'annullamento di quelli che sono gli effetti patologici dati dalla condizione di deviazione della colonna. In realtà poi questa tecnologia si espande a tutto tondo in tutte quelle che sono le affezioni che colpiscono il controllo della postura e il controllo del movimento, in particolare fra tutti i movimenti il controllo della locomozione. Parlando di aspetti patologici, per esempio, ci sono problematiche che possono essere appunto quello che viene definita la paralisi cerebrale infantile, cioè che alla nascita creano condizioni di anossia per il cervello, che quindi poi durante la fase della crescita possono creare delle problematiche che possono andare a interferire con il corretto sviluppo del controllo motorio e presentare una serie di condizioni che vanno a disturbare la normale esecuzione task motori, quali il cammino. Ecco, su queste cose qui noi possiamo fare questo tipo di misure, vedere qual è il livello di compromissione di quella funzione. L'importanza di questo strumento è proprio quella che ci permette di valutare la funzione e quindi capire non solo le condizioni statiche ma anche in dinamica, e quindi insieme a questa valutazione fare la opportuna programmazione riabilitativa per andare a aggredire il problema. E questa cosa dall'età
della prima infanzia, l'adolescenza, ma poi arriviamo anche all'adulto, perché anche l'adulto può presentare vari problemi e uno dei più comuni nella nostra, diciamo così, civiltà occidentale è quello del mal di schiena. Le statistiche riportano, le statistiche epidemiologiche riportano che l'80% della popolazione nei paesi industrializzati almeno una volta ha un episodio di mal di schiena, soffre di mal di schiena. Quindi anche in questo caso andiamo a vedere quelle che sono le condizioni che vanno ad influenzare la postura, il bilanciamento, eventuali sbilanciamenti che si vanno a determinare, e anche su questo poi, in funzione di queste misure, si determina un piano di riabilitazione. Sono Livia Spinozzi, avevo dei problemi alla schiena, un dolore fortissimo alla gamba destra. Mi è stato proposto di fare un esame posturale con ricostruzione 3D dello scheletro. Qui hanno evidenziato uno sbilanciamento delle gambe. Porto un plantare di 6 mm. Da quando uso questi plantari riesco a camminare. Prima riuscivo a fare 500 metri, adesso anche 3 km. Devo dire che ho trovato un forte miglioramento perché non ho più dolore alla schiena e soprattutto mi è scomparso il dolore che avevo all'inguine. Il sistema di misurazione in 3D del corpo umano si è rivelato molto utile anche nei casi di pazienti che devono essere operati in protesi d'anca. L'approccio tecnologico del sistema GOALS può essere di grande aiuto anche nella valutazione di patologie che si riscontrano prevalentemente nell'età adulta e nella terza età, come ad esempio tutte le malattie neurodegenerative, come la sclerosi multipla o il Parkinson. Questo approccio tecnologico ci permette di andare a fare delle misure molto accurate e quindi in questo caso ancora una volta andare a valutare varie condizioni, qual è il livello di compromissione, non solo, anche si può valutare qual è il livello di efficacia di questo o quel farmaco o ancora di valutare qual è la dose efficace per un certo tipo di patologia. La dose del farmaco, nel senso di andare a misurare quando diciamo il soggetto è sotto l'influenza del farmaco e quando invece non lo è, e quindi vedere le differenze e vedere quanto il farmaco sta agendo bene. E da ultimo, una cosa importante da dire è anche il fatto che questa tecnologia, insieme alla baropodometria, come abbiamo visto anche nella volta precedente, ci dà delle informazioni molto importanti anche per patologie che anche questo si stanno diciamo diffondendo in maniera diciamo molto elevata, quali quella del diabete, perché il diabete può portare a delle complicazioni, delle complicanze che vanno sotto il nome di neuropatie periferiche. Questa condizione fa sì che il soggetto che ha questo tipo di complicazione perda progressivamente la sensibilità alla periferia, in particolare perda la percezione al di sotto della pianta del piede. In questa condizione, nel normale camminare, si possono arrivare ad avere delle condizioni di sovrappressioni di cui il soggetto non si rende conto perché non le percepisce più. I suoi sensori nella periferia non lo avvertono più del fatto che c'è qualcosa che non va. Questa cosa può portare, in termini anche molto rapidi, alla formazione di ulcerazioni che, se non adeguatamente trattate, possono diventare un grande problema che alla lunga può portare anche all'amputazione. Quindi sono problematiche molto grandi e gravi, e questo tipo di tecnologia ci permette di aiutare il soggetto in questa condizione a andare a valutare correttamente e cercare di individuare la strada migliore per tenerlo protetto e al sicuro. Mi viene da fare una domanda. Avete mai provato a sovrapporre le immagini che vengono realizzate con il sistema di valutazione GOALS con immagini magari precedentemente realizzate con la classica tecnica dei raggi X? Assolutamente. Chiaramente questa tecnologia
diciamo, si accosta anche alla tecnologia consolidata delle radiografie, e in questo modo si può cercare anche di ridurre l'esposizione ai raggi, quindi andare a fare le radiografie laddove il clinico ritenga necessario andare a vedere la situazione a livello osseo interno. Ma laddove è sufficiente vedere quella che è la condizione, diciamo, della postura esterna, questa tecnologia permette di evitare, diciamo, di andare a dover utilizzare i raggi. Quello che abbiamo fatto effettivamente all'inizio è stato anche quello di fare degli studi per vedere se le misure fatte con questo approccio fossero sufficientemente adeguate per andare a essere confrontate con le misure ottenute con le radiografie. E nel corso delle nostre ricerche, che sono partite ormai molti anni fa, e abbiamo pubblicato fra l'altro una ricerca di comparazione fra i raggi X e la nostra tecnica proprio nell'ambito delle scoliosi, e questa pubblicazione, ahimè, risale a 20 anni or sono, perché è del 1997, e abbiamo dimostrato che effettivamente le due tecnologie e le due tecniche danno risultati che sono assolutamente confrontabili. Nella prossima puntata della rubrica Dica 33 continueremo a parlare del sistema GOALS e di come questa tecnologia per la misurazione del corpo umano in 3D viene utilizzata per aiutare gli sportivi a migliorare le loro performance agonistiche.